Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con il nostro telegiornale in diretta. In apertura agli aggiornamenti sulle elezioni americane. Si sta continuando lo spoglio dei voti, anche se ovviamente in questo momento negli Stati Uniti è notte, quindi non ci sono tantissimi aggiornamenti, ma Joe Biden sembra ormai a un passo dalla Casa Bianca con la vittoria in Michigan e Wisconsin. È un soffio dalla conquista dei 270 grandi elettori necessari per guidare il paese. Vinceremo abbastanza stati per ottenere 270 voti, ha affermato durante la notte, mentre invece Donald Trump solleva il sospetto di brogli e irregolarità, minaccia, ci stanno rubando le elezioni e noi non lo permetteremo. Intanto sono partite delle azioni legali in Michigan, Georgia e Pennsylvania per sospendere immediatamente il conteggio dei voti fino a quando non sarà garantito allo staff del presidente un significativo accesso nelle stanze dello scrutinio per controllare che tutto proceda regolarmente. È pronta anche a chiedere il riconteggio, dei voti in Wisconsin. Trump ha presentato anche una seconda causa legale contro la Pennsylvania, l'accusa di aver illegalmente prorogato il termine per gli elettori via posta. Per quanto riguarda il Congresso, un primo dato riguardo ai risultati delle elezioni: la Camera è rimasta in mano ai democratici, il primo vero verdetto di questo Election Day, mentre al Senato sembra delinearsi una conferma dei repubblicani. Nella seconda lunga notte elettorale americana e sfida all'ultimo voto nei quattro stati chiave, che possiamo vedere anche attraverso la grafica, dove ancora si contano i voti e che di fatto con un bottino in palio decideranno la partita tra Donald Trump e Joe Biden. Lo vedete, sono quegli stati colorati di grigio, i rossi sono già andati a Trump, gli azzurri sono appannaggio di Joe Biden. Ovunque è una sostanziale testa a testa, ma per esempio in Georgia e North Carolina Trump è in vantaggio di un soffio, mentre in Pennsylvania guida di circa 3 punti. In Nevada, che sarebbe lo stato clou in questo momento, quello che potrebbe decidere proprio le elezioni presidenziali, Biden è avanti, ma con uno scarto molto risicato di appena 0,6 punti percentuali. Occhi puntati anche sull'Arizona, che ha 11 grandi elettori, che Fox News e Associated Press hanno già assegnato a Biden, ma non altri media come CNN, NBC e New York Times. Qui il vantaggio del candidato democratico, man mano che procede lo sfoglio delle ultime schede, si va assottigliando, ma rimane comunque intorno a 2 punti. E proprio nei confronti di Fox si è scatenato Trump. Fox ha già annunciato la vittoria di Biden in questo stato e Trump non l'ha presa affatto bene. Vediamo intanto che cosa ha dichiarato Joe Biden questa notte, prima della fine dello scrutinio. Ovviamente però ha dato delle dichiarazioni ottimistiche. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. Queste le dichiarazioni confortanti di Joe Biden dopo gli ultimi risultati e la sua risalita per quel che riguarda lo scrutinio delle schede. Ma come detto, Trump ha promesso battaglia, ha avviato diverse azioni legali, una in particolare riguarda la Pennsylvania. C'è stato un botta e risposta fra il suo avvocato Rudolph Giuliani e il governatore che si occupa proprio dello scrutinio delle schede in questo paese. Sentiamo prima l'avvocato di Donald Trump. 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 100 years of one-party rule leads to corruption of all kinds. Voter fraud is one of the biggest because that's how you keep your power. But we're not going to let them get away with it. They're not going to steal this election. This election gets decided by the people. Well, we have no idea if they really are ballots. We have no idea if they're signed, if they're postmarked properly, if it isn't just the same person who submitted 100,000 ballots, and they all got counted. This is the way they intend to win. Not a single Republican has been able to look at any one of these mail ballots. They could be from Mars, as far as we're concerned, or they could be from the Democratic National Committee. Joe Biden could have voted 50 times, as far as we know, or 5,000 times. The ballots could be from Camden.
Philadelphia, unfortunately, and I would say this about my own city, has a reputation for voter fraud. You have a reputation for dead people voting, and we're going to go look at just how many dead people voted here. I didn't think we'd have to do that, but we will. Come detto, ci sono accuse molto pesanti di brogli elettorali da parte dello staff del presidente Trump, accuse che sono state rimandate al mittente dalla Pennsylvania, che rivendica la volontà democratica di effettuare con chiarezza e trasparenza le operazioni di scrutinaggio. This afternoon, the Trump campaign filed a lawsuit to stop the counting of ballots in Pennsylvania. That is simply wrong. It goes against the most basic principles of our democracy. It takes away the right of every American citizen to cast their vote and to choose our leaders. We have to have fair elections, and those elections have to be free of external influences. We need to have confidence that people are choosing their leaders and that the leaders are not choosing the people who vote for them. We need to make sure that the voters are choosing the leaders, not the other way around. Our election officials at the state and local levels should be free to do their jobs without fear, without intimidation, without attacks. These attempts to subvert the democratic process are simply disgraceful. We're going to fight every single attempt to disenfranchise voters. E ci sono stati anche degli scontri per queste proteste di brogli elettorali, appunto rivendicati dallo staff di Donald Trump, anche degli arresti della polizia in diverse città. Questo perché in alcuni stati Trump ha chiesto di ricontare le schede e in altri di sospendere invece lo scrutinaggio delle stesse, modalità diverse in base appunto a come stava andando il voto a lui riferito in quei determinati stati. Nel frattempo gli Stati Uniti devono anche far fronte a alla nuova ondata dell'epidemia da Covid. Ieri sono stati superati per la prima volta i 100.000 nuovi casi nelle ultime 24 ore, per la precisione sono 102.831 i nuovi contagi, i decessi sono stati più di 1.097, i dati mostrano anche un aumento di 600.000 casi in una settimana per la prima volta. Per quel che riguarda invece i casi nel mondo, sono 48 milioni negli Stati Uniti, appunto 100.000 in 24 ore, l'Europa però rimane l'epicentro della pandemia, più 22% di casi in una settimana, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il paese più colpito rimangono gli Stati Uniti, ma seguono anche l'India e il Brasile. L'Europa fa contare la metà dei 3.300.000 di contagi mondiali registrati in una settimana. E adesso invece veniamo ai fatti italiani, con la divisione del paese in tre aree colorate, gialla, arancione, rossa, una decisione che era stata annunciata ma che è stata chiarita per quel che riguarda le varie regioni in quale fascia venivano inserite solamente ieri sera, generando moltissime proteste a livello delle istituzioni locali. Questa è la grafica che è stata veicolata anche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che spiega che cosa è concesso e che cosa no le varie aree. Il Friuli Venezia Giulia è all'interno dell'area gialla, ma facciamo il punto nel prossimo servizio per capire in che cosa consistono le varie zone, le varie fasce e che cosa si può fare. Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, zona rossa, Puglia e Sicilia in zona arancione, il resto d'Italia in zona gialla. Il Premier Conte annuncia la divisione dell'Italia in tre aree in base alla diffusione delle Covid, come previsto dal nuovo DPCM che entra in vigore il 6 novembre. Difende la scelta del governo di non adottare un unico provvedimento in tutto il paese. Se lo avessimo fatto avremmo ottenuto un duplice effetto negativo, non saremmo intervenuti con misure veramente efficaci dove c'è un maggior rischio e avremmo imposto misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave. Da venerdì dunque le misure saranno operative, uno slittamento di 24 ore rispetto ai programmi del governo deciso per consentire a tutte le regioni di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività. Ma non ci saranno passi indietro, il ministro della Salute Speranza ha già firmato le ordinanze con i dati dell'ultimo monitoraggio e le misure resteranno in vigore, almeno per quanto riguarda le zone rosse, per almeno due settimane.
In zona rossa quindi si torna a un sostanziale lockdown, una misura che non è per niente stata gradita dai vari governatori, da Attilio Fontana della Lombardia a Cirio del Piemonte. Entrambi dicono che il governo si è rifatto dei dati vecchi, non ha guardato gli ultimi dati relativi all'indice RT. Puglia e Sicilia altresì non sono particolarmente d'accordo con le decisioni del governo Conte. Il Friuli Venezia Giulia, insieme a tante altre regioni d'Italia, dovrà osservare quelle che sono le norme decise a livello centrale, quindi comunque il coprifuoco a partire dalle ore 22 e ad esempio la chiusura dei centri commerciali il fine settimana. Una situazione che quindi condiziona ulteriormente il nostro territorio. Abbiamo visto negli ultimi giorni tante proteste, però adesso ci spostiamo a Martignacco, uno dei nostri comuni limitrofi al capoluogo friulano, che conta moltissime attività commerciali, per capire quali saranno le ripercussioni sul nostro territorio del nuovo decreto che entrerà in vigore, lo ricordiamo, domani. C'è per noi Luciana Idelfonso, ben ritrovata Luciana, sei con il sindaco. Sì, buongiorno Valentina, hai riassunto bene, hai centrato proprio quella che è la questione, perché qui a Martignacco troviamo la fiera proprio come padiglione espositivo, ma anche il Città Fiera come invece centro commerciale, che sarà tra i penalizzati con le chiusure del sabato e la domenica. Due punti importanti di indotto per il comune, motivo per cui oggi abbiamo invitato qui con noi per questa diretta il sindaco di Martignacco Casali, per chiedergli effettivamente quali sono le ripercussioni di questo nuovo DPCM anche sulla comunità del suo comune. Innanzitutto buongiorno a tutti. Sicuramente c'è preoccupazione in questo momento, perché è innegabile che stiamo venendo da mesi un po' di sofferenza. Queste nuove restrizioni impongono ancora delle nuove regole, soprattutto con le chiusure delle attività commerciali. È chiaro che, avendo il centro commerciale più grande della regione, con quasi 2.000 addetti che all'interno vi lavorano, c'è preoccupazione soprattutto per la tenuta del sistema economico e per la salvaguardia dei posti di lavoro. Questa è una preoccupazione. C'è anche una preoccupazione che è quella di carattere sanitario, e noi tutti stiamo seguendo con molta attenzione. Io vorrei lanciare un messaggio assolutamente di fiducia, nel senso che capisco tutte le difficoltà del momento, ma ho piena fiducia sia in chi ci governa dal punto di vista istituzionale, ma anche dal punto di vista delle autorità sanitarie. Io sono convinto che tutti insieme possiamo comportarci correttamente, seguendo le indicazioni, proprio per uscire nel più breve tempo possibile da questa situazione. Sindaco, fa però un po' impressione pensare alla fiera che fino a ieri ospitava i padiglioni con le novità magari di Casa Moderna o quant'altro, adesso ospitare un padiglione drive-in per tamponi. Assolutamente, pensiamo che adesso saremo in piena organizzazione di Idea Natale, che probabilmente sarebbe partita nelle prossime settimane, quindi un appuntamento che viene meno, un momento importante anche per il tessuto imprenditoriale delle nostre comunità, perché la fiera insomma è importante per tutto il tessuto perlomeno dell'ex territorio provinciale di Udine. Sono occasioni perse, sono difficoltà economiche, sono posti di lavoro che possono essere a rischio, però è vero che in questo momento dobbiamo trovare delle soluzioni di compromesso tra la salute, la salvaguardia della salute e l'economia. Ripeto, dobbiamo credere che chi ci sta guidando in questo momento lo stia facendo con tutte le informazioni scientifiche, mediche del caso, e quindi cercare tutti insieme di superare il momento. È molto importante il fatto che tutti insieme collaboriamo, istituzioni, sanità, ma anche i cittadini. Io devo dire, nel mio territorio comunale vedo la gente comportarsi bene, però è importante che lo facciamo sempre e comunque, anche nella nostra vita privata, anche nelle nostre famiglie. Dobbiamo attuare tutte quelle precauzioni, perché la salute viene prima di tutto. L'amministrazione sta pensando a qualche supporto per chi è colpito da Covid in questo periodo, tra le attività soprattutto? Allora, abbiamo fatto già alcuni provvedimenti frutto anche dei mesi passati, in particolare per le utenze economiche. Abbiamo ridotto la tariffa sui rifiuti con percentuali che vanno fino al 90% per la parte variabile di questa componente. E per le famiglie sono attivi ancora i buoni spesa solidali, dove sosteniamo circa una quindicina di nuclei familiari direttamente con questi buoni, proprio per
dare modo a queste famiglie di superare il momento, provvedimenti che continueranno e poi è ovvio che siamo qui pronti a capire come andranno le varie situazioni, tant'è che anche con tutte le forze politiche che compongono il Consiglio Comunale sono mesi che si sta ragionando su varie forme anche di collaborazione e credo che a breve avremo anche delle novità proprio per dare delle risposte comuni, perché in questo momento c'è bisogno di tanta serietà e anche le istituzioni devono fare la loro parte. E allora ringraziamo il sindaco Casali per essere stato oggi con noi. Il messaggio che parte qui da parte di Martignacco è un messaggio di fiducia, di speranza, ma soprattutto un appello a comportarsi bene fuori e dentro casa. Insieme possiamo farcela. Valentina, a te la linea. Grazie, grazie Luciana. Rimaniamo però a Martignacco perché abbiamo la testimonianza di Antonio Maria Bardelli che ha voluto commentare la chiusura dei centri commerciali durante il fine settimana. Ovviamente, come dicevi giustamente tu Luciana, si parla anche di posti di lavoro a rischio, di un decreto che non piace a molti. Sentiamo allora la sua testimonianza. Signor Bardelli, cosa ne pensa del nuovo decreto legislativo e quali saranno secondo lei le ripercussioni che ci saranno sul comparto vista la chiusura nei fine settimana? Beh, il decreto è composto da tantissime parti, alcune condivisibili. Io mi limiterò naturalmente a commentare quella che riguarda i centri commerciali per ovvi motivi. E mi riallaccio a quanto ci ha detto il nostro Presidente del Consiglio, che sono provvedimenti previsti e oggettivi. Beh, nel nostro caso previsti posso crederci, oggettivi non riusciamo a capire le motivazioni. Diciamo qui a Citafiera ci sono 250 attività, abbiamo 1700 dipendenti. Ne abbiamo parlato, nessuno di loro ha capito l'oggettività di questi provvedimenti che riguardano solo i centri commerciali in una zona che tutto sommato è a scarsa pericolosità. Per me una normativa deve essere efficace, deve essere comprensibile e deve essere equa. Non discuto sull'efficacia, ma sulla comprensibilità. Per me è incomprensibile e per tutti i nostri dipendenti e tutti gli operatori che lavorano nei centri commerciali, e qua proprio non ci pare. È un momento come questo di difficoltà per tutti e io rinnovo la solidarietà a tutti i commercianti, a tutti i ristoratori. Io non vorrei che fosse un tentativo di alimentare una guerra tra persone che fanno parte dello stesso comparto e sono tutte in sofferenza, chi più chi meno, ma siamo tutti in grande difficoltà in un momento come questo. Alimentare discriminazioni secondo me non è una buona idea e soprattutto quando non se ne capiscono le ragioni. Le ripercussioni secondo lei quali saranno? Le ripercussioni sono quelle della necessità di ricorrere a un massiccio uso della cassa integrazione, perché insomma, da 50 al 100%, cassa integrazione che tanto per dare dei numeri, per creare consapevolezza, riguardano 36.000 attività commerciali in tutta Italia, di cui 7.000 sono attività unifamiliari, cioè gestite da famiglie, piccoli imprenditori, e quasi 600.000 dipendenti. E c'è una categoria che nonostante la pandemia comunque continua a lavorare bene, quella delle agenzie immobiliari che negli ultimi mesi hanno ricevuto molte richieste per trovare case più grandi, dotate di più stanze e anche di giardino, un'esigenza quella della casa ovviamente dettata dall'emergenza Covid che fa rivalutare anche abitazioni che prima rimanevano invendute che adesso potranno essere riqualificate anche grazie al superbonus. Sentiamo l'intervista al presidente provinciale della Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali. Questi mesi post lockdown abbiamo visto un continuo aumento delle richieste
con chiaramente un cambiamento di quella che è l'immobile richiesto da parte dei clienti, che cercano principalmente un immobile con giardino, che sia villetta piuttosto che appartamento, e quindi questo è il trend del momento. Sono aumentate un po' le metrature richieste, perché ovviamente adesso con lo smart working o la scuola a distanza, chiaramente le famiglie hanno la necessità di avere un angolo della casa adibito a questo tipo di attività. C'è quindi la rivalutazione di alcune abitazioni, alcuni immobili che prima risultavano difficili da vendere da parte vostra? Sì, vediamo che i valori stanno mantenendo, hanno una buona tenuta sul mercato, e sicuramente chi oggi ha un immobile con queste caratteristiche, quindi giardino, spazi esterni vivibili, sicuramente ha più facilità a vendere e deve scendere a minori compromessi. Vediamo che la richiesta si sposta, pur di avere queste caratteristiche, anche un po' all'esterno della città, in zone dove magari prima c'era meno richiesta. Adesso sta partendo, o almeno dovrebbe partire in questo periodo, col contributo del bonus 110%, anche il recupero, e quindi anche immobili che magari potevano avere a meno appeal perché con lavori da fare, sicuramente avranno mercato. E parlerà delle conseguenze sul mondo della cultura e dello spettacolo, in particolare della pandemia e quindi del Covid in Italia. La nostra trasmissione di questa sera alle ore 21, l'agenda di Alberto Terasso, vediamo un estratto di quello che potrete vedere. Cultura come antivirus, ovvero le ricette per risolvere alcuni dei numerosissimi mali prodotti dalla pandemia. Ne parleremo questa sera nell'agenda alle 21 Udinese TV. Intervista esclusiva a Don Alessio Geretti del Comitato San Floriano di Leggio, poi ancora in studio Carlo Tolazzi e Giovanni Nistri. Testimonianze di Gianmario Villalta, di Federica Comello e di Rita Maffei. Inoltre il consueto confronto tra Marco Cucchini e Nino Orlandi, il Covid visto dal dottor Canciani e l'editoriale immancabile di Esther Soramel. Appuntamento quindi questa sera alle 21. Ritorniamo adesso a nord di Udine, andiamo nel collinare a San Denè del Friuli, dove si spera a breve le scuole, i lavori che sono stati terminati a breve per riqualificare le scuole potranno servire ad accogliere di nuovo gli studenti in presenza. Vediamo il servizio. Grazie all'impegno di questi mesi, di tante maestranze, dei miei uffici, siamo riusciti ad arrivare al completamento di queste scuole. Queste scuole primarie che sono state chiuse dalla fine dell'anno scolastico precedente, quindi abbiamo avuto un anno circa di lavori, un anno e mezzo di lavori, un po' bloccati dal Covid per un piccolo periodo durante la primavera, ma subito ripresi. Vedete una scuola nuova dal punto di vista sismico, adeguata agli standard più moderni, anche dal punto di vista energetico. Quindi avremo dei ragazzi, che 190 che sono i ragazzi che frequentano le primarie, oggi all'interno delle scuole medie, dove abbiamo altri 220 alunni che frequentano proprio le medie, che potranno tornare qui. L'idea, e credo che centreremo l'obiettivo senz'altro, è quello di poter riportare qui i nostri ragazzi subito dopo la pausa natalizia, ovviamente sperando che prima non vengano sospesi in generale i servizi scolastici. Abbiamo speso oltre 3 milioni di euro e molte risorse comunali. Perché? Perché soprattutto nell'ultima fase, in questa fase di finalizzazione dell'intervento, abbiamo deciso di dedicare ancora più risorse per migliorare alcuni aspetti che in una prima fase erano stati lasciati in disparte. Mi riferisco ad esempio ai bagni delle palestre, mi riferisco ai serramenti che sono stati implementati con una tecnologia, con dei vetri, con dei materiali migliorativi rispetto a quelli da progetto, invece del PVC abbiamo usato l'alluminio. Mi riferisco anche al coperto della palestra e dei bagni proprio della palestra, che era rimasto in disparte. L'ultimo pezzetto di questa ristrutturazione sarà la manutenzione del verde, che ancora è un verde da cantiere, purtroppo dopo un anno, e che tornerà a essere un verde bello e pronto per l'utilizzo da parte dei nostri ragazzi, diciamo dal mese di gennaio in avanti.
Andiamo ora a Trieste con le operazioni della polizia. Ieri sera una denuncia di un triestino di 43 anni. I poliziotti sono intervenuti in un appartamento di via commerciale per una lite sorta per futili motivi fra i presenti. Gli operatori delle volanti hanno trovato l'ostilità e il comportamento non collaborativo dell'uomo in palese stato di alterazione alcolica. È stato accompagnato in questura ed è stato denunciato alla locale procura. È sempre la polizia, questa volta a San Giovanni di Duino, in direzione di Trieste, ha arrestato una cittadina rumena del 1988 dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal tribunale, perché è stata controllata a bordo di un'autovettura proprio a San Giovanni di Duino, e dagli accertamenti è emerso che aveva un ordine di carcerazione per espiare la pena di 7 mesi, 21 giorni di reclusione, oltre che una multa di 220 euro, ed è stata quindi accompagnata anche lei in questura. Infine i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid della prefettura di Trieste: 460 le persone controllate ieri, con 3 attività o esercizi commerciali controllati. Una persona è stata sanzionata proprio perché non rispettava le norme previste dal governo. Adesso invece passiamo allo sport, passiamo all'Udinese, che domani dovrà affrontare il Sassuolo in trasferta, una partita sicuramente da non sbagliare. Gotti dovrebbe riproporre la novità del modulo, quindi insistere con il 4-3-3, non dovrebbero esserci grossi cambiamenti, l'unica novità potrebbe essere il ritorno in difesa di Bram Neuting. Giornata di vigilia per l'Udinese, che dopo la rifinitura odierna partirà per Reggio Emilia, dove domani sera affronterà il Sassuolo in quella che è a tutti gli effetti una gara da dentro o fuori, una partita da non sbagliare, un match troppo fondamentale per Gotti e la squadra. Serve fare punti perché è con quelli che ci si salva, anche se, per assurdo, la semplice salvezza sarebbe anche stretta per una squadra costruita per puntare come minimo al centro classifica. Ma l'inizio difficile di stagione ha complicato i piani dei bianconeri, che adesso devono davvero mettersi a correre per non rischiare di vanificare l'intera annata, e in vista del match di domani non ci si aspettano grandi novità per quanto riguarda la formazione. Con ogni probabilità si continuerà a battere la strada del 4-3-3, che nonostante tutto ha dato segnali positivi. Anche per quanto riguarda gli uomini non ci si dovrebbe distanziare molto dall'11 visto contro il Milan. L'unica eccezione potrebbe essere Neuting, che ormai si allena con il gruppo da giorni. Toccherà al tecnico veneto scegliere se schierarlo dall'inizio o meno. In difesa cerca una maglia da titolare anche Aueyan, ma Samir appare in vantaggio. Out Wallace, ci sarà ancora Arslan in regia. Davanti invece scalpita Lasagna, ma in questo momento Okaka appare intoccabile. Se ne saprà di più comunque soltanto domani. Quello che conta contro i neroverdi è tenere alta la concentrazione di tutta la squadra per tutti i 90 minuti. Un altro passo falso potrebbe costare caro e l'Udinese non può permettersi di sprecare altre occasioni. Ci fermiamo qui con questa edizione, l'informazione ritorna con il nostro telegiornale alle ore 16. Adesso spazio alle previsioni del tempo per quest'oggi. Buona giornata. Amici di Udinese TV, un ben ritrovati da Luca Pace di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì avremo un graduale miglioramento del tempo sul Friuli Venezia Giulia. Non mancheranno ancora le nubi sparse, che tuttavia si alterneranno anche a locali schiarite. Per quanto riguarda le province di Pordenone e Udine, sarà una giornata che partirà ancora all'insegna della nuvolosità irregolare, ma poi nel corso della giornata avremo occasione, come detto, anche per aperture ampie, con le temperature massime che vedete toccheranno anche i 18-19 gradi. Per quanto riguarda invece le province di Gorizia e Trieste, anche qui poco da segnalare, ancora assoluta stabilità un po' ovunque, vedete giornata asciutta con occasione, come detto, anche per locali occhiate di sole. Temperature che non andranno oltre 17-18 gradi, quindi su valori ancora decisamente superiori alle medie del periodo. Per questo aggiornamento è tutto, ma ulteriori dettagli vi aspettano come sempre sulla nostra app gratuita 3B Meteo.